Ecco una semplice dimostrazione che dovrebbe farvi pensare che il nostro mondo non può essere una sfera. Chi ha accettato il credo e non è in grado di liberarsi di quanto hanno inseminato nel cervello grazie all'istruzione obbligatoria, non riuscirà. Ma chiunque è in grado di capirlo, una volta compresa, non può più contestarlo. Non è la prima volta che affronto questo argomento, ma per i nuovi andiamo a conoscere questa incredibile verità. Il Rio delle Amazzoni è una creazione della natura alquanto incredibile. Dopo il Nilo è il fiume più lungo del mondo, 6.500 chilometri. Una volta sceso dalle montagne, si sistema su un bacino che è praticamente piano. Secondo questa letteratura in inglese si legge che ha una pendenza di solo un pollice per miglio, vale a dire di soli 1,58 centimetri al chilometro. Su Wikipedia si legge invece 3,8 centimetri ogni chilometro. Comunque, sempre leggendo l'articolo in lingua inglese, si legge che scorre verso est all'Atlantico nel suo viaggio di circa 2.000 miglia, ovvero 3.218 chilometri. Per conoscenza l'Italia è lunga quasi 1.200 chilometri. Comunque sia, il Rio delle Amazzoni scorre lentamente, avanti e indietro, serpeggiando all'interno di una massiccia area dell'America del Sud. In questi oltre 3.000 chilometri, tenendo conto che il raggio della Terra è 6.371 chilometri, dovremmo avere un abbassamento della curvatura di oltre 197 chilometri. Pertanto il Rio delle Amazzoni dovrebbe alzarsi di qualche centinaio di chilometri per poter fluire. Sì, so che la vostra risposta è «E la gravità?» Ma un momento, la Terra è un geoide? Certo, c'è una differenza fra il diametro equatoriale di 12.756 chilometri, 274 metri, e il diametro polare di 12.713 chilometri e 504 metri. La differenza è di ben 42,77 chilometri. Vale a dire che solo sul raggio c'è una differenza di 21,385 chilometri. Il monte Everest è alto, 8.848,86 metri. Significa che in questa differenza fra i due raggi del geoide Terra, il monte Everest ci starebbe quasi due volte e mezza. Avete una piccola idea di che differenza si trova qui all'equatore? Il Rio delle Amazzoni, il Congo, il Nilo e l'Orinoco lo attraversano l'equatore due volte. Se la Terra è più larga all'equatore di 21.385 metri, il Rio delle Amazzoni dovrebbe andare in salita ogni volta che lo attraversa e poi in discesa. Riassunto. La Terra non può essere una sfera, perché c'è questa massiccia area che è piana, esattamente come sono piani gli oceani, piani come le grandi pianure, come il Salar Uyuni in Bolivia, con la pioggia che una volta evaporata appare la superficie perfettamente piana. Non è tutto incredibile questo? Prima di credere, pensate e riflettete. Passate momenti sereni.